Non so se vedete la quantità di premi che ha vinto questo vino. Io conto almeno 9 etichettine che l'azienda Mossi 1558 ha messo sulla bottiglia per farcela avere. Intanto, di cosa stiamo parlando? Beh, intanto stiamo parlando di un'azienda che ha quasi 500 anni. Siamo Nicola Piacentini e stiamo parlando di un vino che fa appassimento derivato da un'uva che si chiama Malvasia di Candia. Allora, intanto diciamo che la Malvasia è uno dei vitigni forse con più varietà o sottovarietà. Certamente, anche più diffusi. Esatto, pensate che a Venezia alcune osterie venivano chiamate Malvase proprio per la diffusione di questo vitigno. Sì, perché erano dedicate ampiamente a vini provenienti da questi vitigni. Mossi, come dicevamo, appunto 500 anni, questi vigneti sono circa 270 metri sul livello del mare e hanno una pendenza di 15 gradi, quindi si tratta di allevamenti di vigne un po' impegnative da lavorare, sì. Lavoro duro, insomma. Diciamo proprio di sì. Allora Mauro, come ottengono questo vino? Beh, allora, viene fatto un lavoro scrupoloso già in vigna. Viene fatta una selezione del grappolo molto molto minuziosa. Passano più volte a eliminare i grappoli non idonei per questo risultato. Pensa che si arriva ad avere una resa del 30%, e non 30% in meno, ma solo del 30%. Sì. Questo fa sì di ottenere un risultato grandioso, adatto anche a ricevere certi riconoscimenti. Esatto, questo fa anche 4 anni in carati di legno da 300 litri, e al naso devo dire che è veramente particolare. Sento delle note di tabacco e anche liquirizia. A me risulta tanto l'amaretto, sia il biscotto e anche il liquore, l'uvetta sotto spirito. C'è una nota di frutta secca, ha una complessità immensa. Potrebbe essere aperto tranquillamente come vino da meditazione e parlarne dei sentori tra amici per una mezz'oretta. Allora, incomincio a capire perché ha tutti questi premi attaccati sulla bottiglia, no? Devo dire che al gusto e anche all'olfatto mi ha assolutamente convinto. Un'altra cosa da evidenziare è che nonostante i suoi 140 grammi litro di residuo zuccherino, è decisamente equilibrato. Acidità e zuccheri molto molto equilibrata, non è per niente stucchevole. A questo punto, visto la tua passione per i passiti, dimmi con cosa lo berresti. Allora, guarda, a me ha ricordato un passito che ho bevuto qualche tempo fa insieme al foie gras, ed è una sensazione che mi piacerebbe ricordare. Beh, sicuramente il foie gras può essere un abbinamento adatto. Altro abbinamento che sento di consigliare io è un bel muffin di cioccolato fondente, magari col cioccolato fuso. Quindi ringraziamo l'azienda Mossi che con i suoi 500 anni è riuscita a fare un prodotto straordinario. Cin.